Presidente, una battaglia senza speranza quella per il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi? Penso ancora di no, che qualche speranza c'è, anche perché sento che c'è la volontà politica perlomeno di rivedere il piano, di dare qualche proroga, perché anche oggettivamente c'è un problema di spazi che oggi Avellino non garantisce. Per cui oggi, proprio stamattina, mi ha chiamato un avvocato, dovevamo fare una transazione e viene tutto rinviato perché non si sa gli incartamenti dove stanno tra Sant'Angelo e Avellino, quindi si sta creando veramente una situazione disdicevole per il territorio. Io dico una cosa molto semplicemente questa: nel momento in cui c'è un territorio che viene salvaguardato, dove vantiamo anche in vari incontri pubblici, manifestazioni, dove non c'è ancora la camorra che è avanzato, dove non c'è delinquenza, per cui viene salvaguardato sia dalle forze dell'ordine ma anche per il fatto che c'è un tribunale che lavora e lavora bene, benedetto è Dio, se c'è una zona salvaguardata, salvaguardiamola. Io penso che allontanandoci le istituzioni da un territorio possono creare situazioni anche di pericolo, di infiltrazioni pericolose che fino ad oggi, grazie a Dio, non ci sono state, probabilmente perché c'è un sistema che ha funzionato. Allora perché smontare questo sistema? Questa è la differenza. Io poi, per l'efficienziamento anche economico, perché il problema è un fatto economico, diciamolo, io penso che si possano trovare le intese, così come abbiamo trovato noi per i giudici di pace. Noi abbiamo dato la disponibilità a pagarci anche i dipendenti, la disponibilità a metterci, a caricarci sul bilancio comunale le spese per il mantenimento delle strutture. Per cui penso che, facendo un discorso anche di questo genere, con il coinvolgimento di tutti i comuni, penso che si possa mantenere un'istituzione nel territorio, perché se è un fatto economico penso che i comuni sarebbero disposti, così come abbiamo fatto noi alla Cedonia per il giudice di pace, a dare e a mettere sul proprio bilancio comunale la somma per mantenere queste strutture. Questa è una battaglia combattuta soprattutto dai sindaci, la politica è stata assente? A dire la verità, è assente non tutta, ecco, dobbiamo fare distinguo sempre, perché spesso e volentieri accumuliamo e generalizziamo. Io penso che ci sono stati alcuni che hanno lavorato e stanno lavorando ancora, dobbiamo prenderne atto con attenzione, perché sanno le questioni, sanno l'importanza di queste istituzioni, ed altri invece che a fronte di un'indicazione forse partitica o forse diciamo di strategia politica hanno deciso di fare il passo indietro.